Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. Do 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 next. Here all our troubles will be out of sight. Donato dalla famiglia all'Archiginnasio, il prezioso archivio teatrale di Bruno Lanzarini è divenuto anche un interessante volume ricco di immagini, testi inediti e reperti sonori, con la viva voce di questo attore tanto amato dai bolognesi. Un pezzo di storia di Bologna che i curatori Davide Amadei e Aldo Iani Noè vi fanno ripercorrere con informazioni e aneddoti, mentre Patrizia Strazzari, rintracciato compagni di palcoscenico e Bruno Lanzarin, ci riporta con la memoria e le parole degli intervistati l'atmosfera in cui si esprimeva la sua compagnia, grande interprete dell'arte scenica petroniana. Sarà una rivelazione per i bolognesi d'oggi l'extra bo di Lanzarini, ovvero quando Giorgio Strehler gli affidò un particolare ruolo nella goldoniana Arlecchino servo di due padroni. Qui lui fece conoscere a mezzo mondo dall'Unione Sovietica agli Stati Uniti, tramite la sua simpatia nella maschera di Balanzone, quella leggerezza nostrana che si può acquisire solo vivendo a Bologna da Bulgnis. Il libro, ben confezionato dall'editore Maglio, ci mostra anche tante testimonianze di questa artistica ambasceria, con locandine, foto e articoli nelle diverse lingue in cui si tennero queste tournée. Dulcis in fundo e teprella, questo è il titolo, si conclude con i testi originali e inediti di alcuni monologhi che Lanzarini interpretava dopo aver concluso la commedia e che suggellava con uno stimolante e teprella, un incitamento ad andare avanti.